Che cosa lui, dite com'è che adesso questo è forte, lui, Gesù, più forte Gesù, è salito nella montagna a mangiarsi un cannolo. Sì o no? Mi piace. Cosa è andato a fare nella montagna? A pregare. Ma mettete in luce nella vostra mente, nella nostra idea che stiamo vedendo questo brano, andò da solo a pregare, ok? Saluta tutta la gente, quelle migliaia di persone che sono là, che hanno mangiato, che lo vogliono fare re. Lui li saluta, gli apostoli cominciano a mettersi dentro la barca e lui da solo va sulla montagna a pregare. Vi ricordate per caso nell'Antico Testamento chi era andato nella montagna a pregare? Mosè. Chi? Mosè. Esatto, era Mosè. Mosè. E vi ricordate quando, quando c'è il re Amalek che vuole distruggere il popolo che sta nel deserto e Mosè dice a Giosuè: vai a combattere con quelli che tu scegli, io andrò sopra il monte. Attraverso di me vedrà nella
benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. La benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. E vediamo.